È ormai scontro politico sull'emendamento inserito nella manovra economica alla Camera, norma che adesso è all'esame del Senato. Il governo non accetta le critiche dell'opposizione e mantiene le distanze dall'emendamento perché questo è stato posto alla Camera e non deciso quindi dal governo. Abbiamo raccolto un servizio del TG1 che spiega la situazione dei precari in Italia. Quanti sono? Anche il numero di chi popola il pianeta della flessibilità è precario. Gli ultimi dati parlano di 3 milioni e mezzo, forse 4. Si sa invece che il 40% ha meno di 24 anni, che in buona parte sono donne, che 9 su 10 sono insoddisfatti della propria condizione. Come Vittoria, professione Cococò. Le riflessioni di un precario spaziano, diciamo, da persone che non riescono a costruirsi una vita, non riescono ad ottenere un mutuo per comprarsi casa e hanno paura di avere dei figli per il timore di non riuscire a mantenerli un domani. I dati dicono che dopo 3 anni di contratto a termine, solo un giovane su 3 conquista il tempo indeterminato. Così molti interinali, stagionali, prestatori d'opera, collaboratori cercano di porre fine al precariato nelle aule dei tribunali. Ora la norma. Nei casi di contenzioso con l'azienda, anche se il giudice dovesse riconoscere le ragioni del lavoratore, quest'ultimo non avrà diritto al posto di lavoro, ma ad un indennizzo economico, da 2,5 a 6 mensilità. Mi sento debole nei confronti di uno Stato, di un'amministrazione che non fa nulla per migliorare le condizioni mie e dei miei colleghi. La norma sarà applicata a tutte le cause in corso. Finora, almeno sulla carta, i contratti a termine erano validi solo in caso di necessità o per esigenze straordinarie, tanto che i giudici potevano, verificata l'illegittimità dell'uso, obbligare le aziende alla conversione da tempo determinato a posto fisso. Il governo si divide sulla cosiddetta norma antiprecari, inserita nella manovra alla Camera ed ora all'esame del Senato. Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha preso le distanze dalla norma, che il Tesoro inserì nel suo maxi emendamento e su cui chiese la fiducia a Montecitorio. Le opposizioni e i sindacati stigmatizzano la posizione ambigua dell'esecutivo e chiedono che la norma sia cambiata al Senato. Ascoltiamo Roberto Calderoli, ministro per la semplificazione normativa. Il momento parlamentare, quindi se il Parlamento ha votato e deciso così, vuol dire che è la volontà del Parlamento. Le opposizioni chiedono adesso che l'emendamento venga cancellato al Senato. Ascoltiamo adesso Cesare Damiano e Pier Ferdinando Cassini. Il governo Berlusconi sta deregolando il mercato del lavoro, al contrario di quello che noi avevamo fatto con il governo Prodi, più tutele soprattutto per i giovani che entrano nel mercato del lavoro con il lavoro flessibile. L'ultimo esempio è il peggioramento delle normative sui contratti a termine. Noi ovviamente ci opporremo con tutte le nostre forze e porteremo questi temi al confronto del Paese. Questo emendamento della maggioranza non ha nulla a che fare con la flessibilità, in realtà istituzionalizza la precarietà e tocca milioni di persone. Cambiamo assieme questa parte della manovra economica che deve tornare alla Camera, facciamolo rapidamente per dare risposte a tanti cittadini italiani. Sentiamo la risposta della maggioranza nella voce di Italo Bocchino. Da parte del governo non c'è nessuna volontà di punire i precari e c'è un sindacato che continua a strumentalizzare queste questioni. Vogliamo razionalizzare una situazione esistente. Non serve né al datore di lavoro né al lavoratore attendere 10 anni per una sentenza e per sapere che rapporto di lavoro esiste tra i due.